Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Dungeon. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Bene bene signori, ci troviamo qui in questo nuovo episodio di Minecraft Dungeon. Un piccolo briefing rapidissimo: abbiamo un super martellozzo, gran martello con indebolimento ed edizione, abbiamo l'armatura del fuorilegge con doppia spina, bellissimo, e l'arco potente con potenza e supercarica, quindi l'arco estrapotente. Utilizziamo il fabbro Fabrizio come al solito, trovando un altro arco potente e il mercante, e ci dà il faro corrotto. Interessanti, non fantastici. Questo lo possiamo riciclare e questo lo possiamo riciclare. A questo punto, signori, ci manca la sale di alto blocco. E qua avevo visto un livello bonus, no? Forse abbiamo visto quasi tutto. E ci dovrebbero mancare due livelli, signori, alla fine del gioco. Quindi, normale 6. Tra l'altro qui possiamo trovare delle altre armi. E storia: l'arcebitore e i suoi scagnozzi si stanno radunando nelle vaste sale del castello di Alto Blocco per celebrare la loro recente vittoria. Se irrompiamo mentre gli abitori sono tutti in uno stesso luogo, potremmo ribaltare le sorti di questo conflitto. Quindi, signori, sale di Alto Blocco, l'arcebitore, siamo vicini alla fine del gioco. Tra l'altro, bellissimo questo screenshot, veramente fantastico. You've made it to the abhorrent abode of the Archillager, High Block Castle. The halls are crawling with soldiers and sorcerers, so keep your blade at the ready and your wits about you. Find the Grand Throne and confront the Archillager. Anche se qua mi dice di affrontare subito l'arciabitore, quindi è un po' strano. Magari non è l'arciabitore il vero cattivo. Un segreto, un forziere. Secondo me siamo già belli che vicini, signori. Abbiamo, ricordiamoci, la doppia rollata, un segreto e una cassa. Quindi occhi bene aperti, signori, perché qua secondo me sarà un livello molto difficile. Ma tanto, anche perché sono tutti strabardatissimi e quindi non possiamo assolutamente rischiare di perderla, anche se abbiamo i nostri soliti tre totem, dobbiamo dire. Tra l'altro, nell'ultimo video, se non l'avete visto, un attimo che qua mi devo ripulire di questi nemici, se non l'avete visto, signori, ho buggato parecchio il gioco, quindi andatelo a ricontrollare. Occhio qua, rollatina, qua mi stanno distruggendo. Occhio qua, perché sembra facile sto livello, ma secondo me è più difficile di quel che sembra. Occhio, occhio qua, sono troppi. Occhio qua, sono troppi. Boom, perfetto. Rollata, interessante. E non è male. Cioè, questa build mi piace perché abbiamo doppio spine e quindi ci sta, molto comodo. Però mi sembra come se non facessimo abbastanza danno. Occhio. Ehi, rollata buona qua. Rollata buona qua ancora. Oia. Ma qua rischiamo, Qua rischiamo tantissimo. Attento. Qua rischiamo tanto. Bella la musica. E bellissimo, tra l'altro, il level design, signori. Poi siamo vicini alla fine, quindi... Ah! No! Liscia! No, sono caduto! Rip! Avrei caduto pure lui, magari mi sono anche salvato. Aiuto! Oh, palala. Oh, palala. Dovevo aspettarmi dei nemici full incantati, effettivamente. E io ho denigrato totalmente, proprio da sempre, la possibilità di avere un equip per i nemici, insomma, incantati. Io riesco a prenderli? No. Perché si buggano come al solito? Au. Au, subito? Wow. Occhio qua, Occhio qua. Secondo me dobbiamo giocarcela tantissimo dalla distanza. Non ho nemmeno la build per le anime. Occhio.
Occhio, quindi facciamo tanta attenzione e ce la giochiamo più o meno tranquilli, eh? Ce la possiamo fare. Ho finito tra l'altro anche le frecce. Malissimo. Però ho visto... Ah, ok, quando mettiamo però le frecce di fuoco non c'è di questo problema. Ricarichiamo un attimo. Abbiamo anche una freccia così, perfetto. Quindi in teoria... Cioè, avere frecce sì, ma anche meno. Un attimo che qua dobbiamo ripulircela tutta sta zona. Qua ce ne sono troppi, via di qua. Eccoli. Ok, ok, livellato tra l'altro, perfetto. Abbiamo un punticino che non possiamo mettere da nessuna parte, male. E continuiamo, signori, continuiamo. Di qua c'è qualcosa però. Allora, di qua che c'è? Smeraldini che mi tornano utili. Qua non c'è nulla. C'è un passaggino qua che è un po' strano. Aia. Iniziano. Guardali, questi faranno di un male. Guardi quanti sono. Allora, carichiamo il colpo esplosivo. Vediamo se riusciamo a prenderli su di lui, subito. Però noi dobbiamo andarcene di qua prima. Che cosa... Abbastanza strano questa parte di missione. Qua c'è qualcosa. Non sembra essere cliccabile a niente, però è un po' strana come ala del castello, vi dirò. È veramente un po' strana. Occhio qua allora. Troppa tranquillità c'è qui, io ve lo dico. Sapevo. Era troppo tranquillo, però questa volta non mi ha fatto trovare... lo so. Questa volta non mi ha fatto trovare frecce e altre robe. Aiutalo. Allora, intanto mi prendo questa. Rollatina, via lui. Loro bardatissimi in diamante. Balestra a dispersione. Attenzione, questo è da controllare un attimo. No, 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 no. Ehi, quanti sono? No, 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 continuano a spawnare. Ah. Così. Così. Sono i propri... Ehi, quanti? Via. Ok. Porcaccia. L'unica cosa che posso fare... ma qua ci rimango, 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 qua ci rimango. Dai, Evna. No! Madoschi, ma sono troppi! Sono troppi! Ma mi devi dare proprio la vita dopo. Se ci arrivo vivo alla fine. No, ma sono troppissimi. Fortunatamente spine funziona. L'unica cosa buona è che sto livellando tanti. Sì, la TNT me la dai. Indietreggi, indietreggi, indietreggia. Qua. Boom. Ok. Cioè l'abbiamo utilizzato semplicemente per distruggerli. Pazzesco. Ok, forma d'ombra. Forse. Oh. L'abbiamo aperta, ma non ci ha dato nulla. Pazzesco sto livello. Pazzesco veramente. Se stiamo così, credimi, stiamo messi male. Allora, io direi di caricarci un attimo ste frecce. Andiamo a vedere prima qua dietro cosa c'è. Mi sento underlivellato tantissimo qua, io ve lo dico. Non so perché, ma me lo sento. Interessantissimo, bellissimo come livello, ma difficile. Poi mi fa trovare sti smeraldi. Secondo me, allora,
c'è da fare veramente un'apertura casse, perché probabilmente dopo un tot ti darà qualcosa di buono. Quindi alla peggiore, per il prossimo livello ci spendiamo tutti gli smeraldi, ve lo dico. Qua? Stranissimo. Bah, questa è chiaramente una porta quella, io ve lo dico. Però qua non sembra esserci nulla che si può triggerare per aprirlo. Bah. Però qualora si potesse triggerare qualcosa, io non lo metterei molto distante da lì, vi dirò. Attenti. Scorte. Questo vuol dire solo una cosa. Innanzitutto che controlliamo sta balestra a dispersione, 49. C'è rabbia selvaggia, però non tanta. Ma questi, possibile di questi non se ne tocca nemmeno uno, no? Molto strange qui, io ve lo dico. Ce la faccio. Ah, sprecata. Sprecata, però siamo fuori. Ok, loro non dovrebbero darmi grosse rogne. Ok. Oddio. Ok, un paio di ciuffoli, perché c'è sta un po'. Un po' di gente qua che si avvicina, anche in maniera abbastanza cattiva. Pozione d'ombra, grazie. Martello fa un danno belva. Qua continua a non esserci niente. C'è sto segreto qui da qualche parte che devo capire come attivare. Qua? No. Quanti sono? Troppi, troppi. Ui, qua c'è qualcosa. Allora, abbiamo fatto il giro in pratica. Però io direi di darmela a gambe. A gambissima. A gambissima, Franco. Quanti? Vi faccio notare che non mi ha rilasciato nulla. Ok. Forse magari riusciamo a livellarla, però. Veste dell'anima. Ok. Troppa gente. 34 di indebolimento, Cioè 34 colpi. Chiave. Chiave per cosa? Oddio. Perché ho trovato una chiave? Perché ho trovato una chiave? Che cosa mi apre questa chiave? Forse lì? Proviamo ad andare qua, forse. No. Calmini un attimo. Ah no, ma era proprio di qua che raggiungi la sala del trono? Allora fermi un secondo, perché se io devo andare di là, vuol dire che tutto questo livello è un livello bonus. Ma dove mi porta sto livello bonus però? La chiave dov'è? No, ti permettere di tornartene a casa. Allora, recuperiamo un attimo un po' di vita. Cioè, sto livello mi prende bene, io ve lo dico. Però dobbiamo capire. Io ho trovato una chiave. Qua facciamo così. Non facciamoci colpire, altrimenti lei torna da sé. Insomma, se ne va. Qua così, qua così, qua così. Lei ha detto viene. No. Questo è veramente strano. Ci sono ovviamente delle statue dell'arciabitore. Venga. Ma come hai fatto a smirciarlo? Sì, qui c'è qualcosina, un attimo. Però lui mi fa andare anche di qua. Non ci sto capendo. Lui mi fa andare di là. Eh no, e allora quella parte lì la devo vedere necessariamente. Qua c'è una zona bonus anche. Come si entra lì, qualcuno me lo dica. Allora, noi andiamo dal pozzo. E il perché lui mi faccia girare di qua non lo so. Evocatore. Ok. Calmi.
che l'evocatore fa danno. Forse riusciamo a distruggerlo easy. Sì che è andato. Balestra dispersione, il maialino dov'è? Dove pensi di andare? Un'altra balestra a dispersione, un attimo. Troppe balestre a dispersione. 49 per 3 in realtà no.